Pensavate che Fallout 4 sarebbe stato un capolavoro più grande dei capitoli precedenti? Beh, avevate ragione. Quasi. L'ultima fatica della Bethesda Game Studios si ripaga di ogni centesimo speso e può intrattenere per centinaia di ore, ma nella sua magnificenza non è esente da problemi, seppur minori. Nella trama principale, i giocatori potranno sperimentare per la prima volta nell'intera saga di Fallout una piccola parte di vita prima del disastro atomico, ma la pacchia ovviamente durerà per poco, poiché all'improvviso verranno catapultati nel mondo in rovina che tutti conosciamo. Ciò che accade in seguito spetta soltanto al giocatore, che come negli altri capitoli potrà influenzare tutti gli avvenimenti futuri, come scegliere se unirsi a un gruppo di soldati dal credo distorto oppure far cadere un'organizzazione. La grafica non è esattamente il punto forte del gioco. Nonostante sia concepito per next gen, i modelli dei personaggi lasciano un po' a desiderare in quanto a definizione, e molte texture ambientali non sono particolarmente curate. Vi ricordo che il gioco l'ho giocato solo su PlayStation 4, Ma posso solo dedurre che su PC la grafica del gioco potrebbe migliorare, soprattutto se con l'aiuto di mod. Il gameplay, contrariamente alla grafica, è il cardine dell'intero gioco e probabilmente ciò che spingerà maggiormente all'acquisto. Rispetto ai capitoli precedenti, hanno introdotto numerose migliorie, come rendere invincibili i compagni di viaggio e la possibilità di poter letteralmente creare una colonia da zero. Inoltre, i punti deboli degli altri capitoli qui sono stati trasformati in punti di forza, come la raccolta di oggetti apparentemente inutili, i cui componenti ora saranno necessari per costruire, e una modalità di crafting intuitiva e quasi indispensabile. Però, a parer mio, avrebbero potuto aggiungere alcune cose per rendere il tutto meno tedioso, come un'interfaccia per i cittadini delle colonie create dai giocatori, ma a parte questo il gameplay continua a catturare e non annoia mai. I bug e i glitch onnipresenti in ogni Fallout in questo capitolo sono estremamente ridotti. Quantomeno, durante il mio personale gameplay il gioco è crashato soltanto una volta e i pochi glitch in cui mi sono imbattuto non hanno mai compromesso le mie partite. Erano quasi divertenti a dirla tutta. Il doppiaggio è piuttosto buono, nonostante il riciclaggio dei doppiatori, ma direi che con un mondo così vasto e oltre 13.000 linee di dialogo sarebbe stato impossibile il contrario. Una nota negativa sul sonoro è che, nella versione PlayStation 4, l'audio dei dialoghi suona smorzato e diventa piuttosto fastidioso andando avanti col gioco. Nonostante i problemi presenti, la Bethesda è comunque riuscita nuovamente ad offrirci un gioco impressionante, molto piacevole e assolutamente godibile.